Un bel cielo azzurro ci dà il benvenuto in Olanda e Zanzischans, che dista 30 km dall'aeroporto di Schiphol e 20 da Amsterdam, ci accoglie con i suoi antichi mulini e con le casette in legno adagiate sulle rive dei canali. E ci ritroviamo di colpo in un luogo fuori dal tempo. Nel XVIII secolo, lungo il fiume Zon, erano in funzione 700 mulini che servivano per ottenere la farina, macinare le spezie e i semi oleosi, ma anche per frantumare le pietre. Ora è un piccolo villaggio composto da una quarantina di case e una decina di mulini a vento, preservato per mantenere viva la memoria del passato. Da Zanzischans ci trasferiamo ad Alkmaar, una deliziosa cittadina attraversata dai canali in cui si mescolano alla perfezione tradizione e modernità. Siamo qui per assistere allo storico mercato del formaggio che si svolge ogni venerdì dalla fine di marzo alla fine di settembre e rimaniamo incantati ad osservare tutte le operazioni di assaggio, di trasporto e di pesatura. Ci spostiamo poi ad Enkhuizen e andiamo a visitare lo Zuiderzee Museum, un museo all'aria aperta che mostra la vita olandese di qualche secolo fa e in cui è possibile fare un vero e proprio salto nel passato. Attraversando la grande diga Afsluitdijk, che separa lo Zuiderzee dal Mare del Nord, raggiungiamo prima Borkum, poi Indelopen, che ci sorprende con la sua straordinaria bellezza che supera ogni nostra aspettativa. E infine Stavoren, che ci regala un tramonto mozzafiato. L'ultimo giorno lo trascorriamo a Hytorn, conosciuto come il villaggio senza strade, un grande tappeto erboso inframmezzato da corsi d'acqua e puntellato da bellissime case. Un luogo fiabesco, inaspettato e soprattutto romantico. Il nostro viaggio in Olanda del Nord volge al termine. Porteremo per sempre con noi i ricordi di questi giorni vissuti tra presente e passato. Arrivederci Olanda, a presto!